Dottor Quintone, possiamo spiegare anche ai neofiti del settore cosa fa Sante? Sante è il più grande produttore al mondo di moduli fotovoltaici, indipendentemente dalla tecnologia. Lo scorso anno abbiamo spedito, non parlo di capacità produttiva, abbiamo costruito e spedito 1,5 gigawatt di moduli fotovoltaici, 1500 megawatt di moduli fotovoltaici, di cui 1000 megawatt venduti in Europa, dove l'Italia e la Germania sono stati i mercati principali. Ritiene che l'Italia continuerà a essere un mercato di riferimento per l'azienda anche dopo il nuovo decreto sul fotovoltaico? Beh, la visione di Santec e la strategia di Santec è sempre orientata sul lungo termine. Quando abbiamo deciso di investire in Italia, l'abbiamo fatto di creare un footprint locale, l'abbiamo fatto con l'idea di farlo sul lungo termine e per le condizioni endemiche del paese, indipendentemente dal conto energia. Quindi questo rimane. Noi crediamo nell'Italia, sul lungo termine il conto energia o i dettagli del conto energia sono delle variazioni puntuali che però non vanno a mettere in dubbio la strategia di presenza in questo paese. Sì, ci crediamo quindi e continueremo a crederci e investirci. Tutti parlano in questo periodo di incentivi, forse si è perso un po' di vista l'importanza di guadagnare anche in termini di efficienza energetica. Voi state investendo anche in questo? Sì, sicuramente il fatto di avere 380 ingegneri, ricerca e sviluppo e fare degli investimenti importantissimi, sfornare ogni giorno delle nuove tecnologie, degli upgrade tecnologici è dovuto proprio al fatto che noi crediamo che il modulo fotovoltaico è un device che deve andare a competere nel prossimo futuro con altre fonti di produzione energetica, con i vantaggi peculiari che sono la produzione distribuita di energia rispetto a quella centralizzata. Però noi siamo fortemente orientati a misurare, a comparare le nostre tecnologie sulla produzione. Infatti un piccolo suggerimento che vorrei dare, in cui ho trovato l'accordo di moltissime altre aziende e player del settore, è quello magari di cominciare a parlare del prezzo del kilowattora prodotto in fotovoltaico piuttosto che parlare di prezzi di kilowatt peak. Comunque questo è un altro discorso. Oggi presentate un nuovo modulo fotovoltaico che è qui alle nostre spalle. Caratteristiche principali? Sì, esattamente, questo è un classico per dimensione, un classico 60 celle, il classico 60 celle policristallino che ha un range da 2,25-2,30. Questa versione, nella nuova versione, abbiamo realizzato la versione mono che ha un range che va dai 240-245. È un prodotto estremamente performante. In Italia non c'è una forte predilezione per il monocristallino, ma credo che sia un retaggio storico da rimuovere. È un prodotto assolutamente performante, basta guardare le sue caratteristiche tecniche, soprattutto in paesi come l'Italia. Ha delle caratteristiche molto particolari, molto importanti, a partire da True Power, che va a fare un offset sull'LID, che è la perdita immediata di qualche punto percentuale di potenza da parte dei moduli fotovoltaici alle prime esposizioni, alla tolleranza 0+5%, che è una garanzia che si abbia un reale valore rispetto a quello che si va a pagare, e tutto quello che è il set, l'eredità delle tecnologie di Santec, a partire dall'aging chimico delle celle che va a limitare le correnti di leakage attraverso le celle, quindi performance ottime anche con il raggiamento non diretto. Grazie.